Nel pomeriggio di Repubblica in diretta abbiamo il piacere, la fortuna di avere con noi oggi Grazia Di Michele. Irina arriva la mattina con un cappotto troppo grande, ci tiene dentro la sua storia ed il talento irriverente di un artista di strada, sfrontata ed innocente, da una tasca sotto il cuore. Emozioni imprigionate nell'atteggio alzi lieve delle labbra, nello stupore fisso dei suoi occhi ed il congiungersi profano delle mani. Eccolo qui l'Occidente, feroce e splendente. Eccolo il tempo, inafferrabile e lento, nel cuore di ferro di una stazione. Allora, è un piacere averti qua perché presentiamo due cose, e tutte e due molto belle. Questo è l'album che vedete, uscito da pochissimo. Adesso, praticamente adesso. Ieri, l'altro ieri. Sante Bambole Puttane, un lavoro complesso, perché alla fine ti sei presa l'obbligo, la voglia, il desiderio di raccontare 10 storie di donne. Sì. In un momento in cui, come dire, la materia, l'argomento è... ha preso un nuovo rilievo, cioè non voglio dire che ci sia, adesso non fraintendermi, non penso che sia aggiunta una sana ondata di femminismo, ma diciamo che qualcosa si sta svegliando. Qualcosa si sta svegliando dopo un po' di... Perché, insomma, esiliate di là, esiliate di qua, esiliate di sotto, esiliate di sopra, forse basta, meglio che basta. Sulla testa, ma più che altro poi... In realtà questo è un disco su donne, sono 9 ritratti femminili, 10 ritratti femminili, e storie scritte insieme a mia sorella Ioanna, abbiamo ricominciato, a scrivere insieme dopo tanti anni, abbiamo sempre continuato, ma all'inizio vivevamo insieme, poi mi sono trasferita a Milano, lei è medico, per tutta una serie di motivi l'abbiamo fatto in maniera disordinata, invece ci siamo proprio rimessa nella stessa condizione, chitarra, un taccuino e una penna, a raccontare queste donne. Titolo emblematico perché obiettivamente, nonostante siano passati tantissimi anni, la triade rimane sempre quella, cioè... L'hai detto, la triade. Beh, diciamo che sono delle categorie nelle quali... Non si riesce a sfuggire. Le donne vengono loro malgrado, nelle quali vengono loro malgrado inserite, inconsapevolmente sono inserite in queste categorie, o a volte lo sono e sono comunque contrariate. E all'interno c'è una galleria, ci sono le prostitute, c'è la prima canzone, Lora, che è una storia d'amore comunque molto bella, di una prostituta che vive in un...
porno shop dietro una vetrina, probabilmente ad Amsterdam, in uno di questi paesi dove esistono i porno shop, ed è una storia d'amore tra lei e un ragazzo che dall'altra parte del vetro la guarda, e invecchiano insieme fino al momento in cui partono e vanno via. C'è la Santa, che è questa bambina, la protagonista del libro, Apollonia, che è una bambina che ha delle previsioni a volte anche catastrofiche, motivo per il quale viene un po', insomma, una vita abbastanza difficile. Esatto, una medium, la doppia difficoltà. Esatto, ma c'è anche la suor Ellen, non so se tu ti ricordi il film Dead Man Walking. Come no, certo, assolutamente. E quindi c'è questa canzone che parla appunto di questa donna che va a salvare i condannati a morte, non a salvare certo dalla condanna a morte, ma a salvare l'anima, si spera. Quel conforto. E insomma le bambole, ci sono anche le bambole, perché certe donne vengono considerate tali, per cui c'è una storia di violenza in questo brano che si chiama Sonia, la gente che parla. Insomma, le tre categorie hanno una serie di spunti di riflessione. La verità è che te, dopo tanti anni, la voglia di cantare di cose belle e serie non ti è mai passata. Uno dice, ma come, grazie di Michele, la coach, le cose, la televisione, non so cosa sia. E invece, sì, no, però voglio dire, l'idea che i dischi siano ancora una cosa importante, per cui si possono fare degli album concept, mettiamola così, come sostanzialmente questo anche in un mondo dove c'è Spotify e i singoli uno dietro l'altro. È vero, però sai che cos'è? Che io non faccio, come penso tanti altri miei colleghi, il disco perché il disco venda. O perché non devi fare. No, perché ci sono delle cose che uno vuole dire e allora tutto e vanno dette in un modo. E vanno dette, perché sennò rimangono dentro, implodono. E poi uno si sente male. Si sente male perché tutta questa energia. E allora invece è bello poterci permettere di scrivere, di fare delle cose. Insomma, abbiamo curato questo lavoro veramente con una. Però una domanda io te la devo fare. Allora, dopo tanti anni, appunto, ritornare a lavorare con questo pezzo di ragazza, com'è? Ma come diceva, in realtà non abbiamo mai smesso del tutto. Mm-hmm. Però era, secondo noi, è arrivato il momento di fare un po', insomma, segnare la fine di un percorso e quindi ritrovarci insieme a scrivere delle cose che sentivamo e che non abbiamo smesso di sentire. È bello, in realtà. Avere due corpi e due anime in un prodotto solo, che è una canzone, è un'operazione, come sai, artisticamente diversa dal quadro, dal libro, cioè è una cosa particolare. Come si lavora in due su una canzone? Guarda, se ti dico la verità, noi abbiamo cominciato a scrivere circondate di animali, abbiamo finito a scrivere circondate di animali, i gatti sulla testa, sulla poltrona, i cani, le cose. È una condizione con la quale, pensa, abbiamo iniziato e abbiamo continuato. È molto semplice, noi ci vediamo e decidiamo di scrivere una storia, quindi partiamo comunque dalla storia, quindi dal soggetto. Certo. Per esempio, questa è un'idea che lei ha avuto, questa canzone che io ho cantato che si chiama Irina. Molto bella. Ti ringrazio. Lei ha visto questa ragazzina in metropolitana con una. Ma sono ragazze che si incontrano dappertutto, no? Una fotografia di questa ragazzina che con un burattino cerca di guadagnarsi il pane e di trasferire le sue emozioni che non può trasferire a questo burattino che in realtà è, come dire, è decoccio. È come si dice a Roma, è e quindi ecco, ogni storia è una storia a sé. Senti, e poi in realtà una storia diventa più grande e può diventare un libro. Sì, che è il mio primo libro, che è ci vuole un po' di coraggio. Infatti. Ho avuto molto coraggio, perché devo dire che io l'ho scritto, poi io ho questa persona, questo angelo custode, che è Nicola Cirillo, che è il mio ufficio stampa, l'ha avuto fra le mani e ha detto adesso proviamo a pubblicarlo, e è partito da lui questa cosa, perché io ero molto intimidita. E l'ho scritto nelle pause, nei tempi morti, perché avevo paura che mi sfuggissero i ricordi, proprio adesso mi diceva c'è la memoria di pasta frolla, non mi ricordo niente. Sai come mi chiamo io? E allora sono morti mio padre e mia madre, e con loro la memoria di tutta una serie di personaggi e di storie che ci sono gravitate intorno. E allora ho detto adesso fermo tutto questo, ed è nato questo libro che è stranissimo. È un bel mischione autobiografico, visionario, memorie, sì. E quindi ci ho preso gusto. Devo dire che ho iniziato una scuola di scrittura, la Omero qui a Roma, e poi ho fatto un corso con la Rossana Campo, che è stato molto, molto utile, per cui ho cominciato ad esercitare la penna, diciamo, anche in altre cose.
Non è male. No, io infatti adesso ci ho preso gusto e... Aspettiamo il secondo libro. Assolutamente. E il premio strega. Vogliamo accontentare qualcosa di meno. Grazie, non sia male. Va bene. Ma figurati. Allora, l'album è questo ed è secondo me obiettivamente un bel disco di canzone d'autore, cioè chiamiamola come... Di autrici. Di autrici, anzi, visto che parliamo di sante bambole puttane. Gran disco, e il libro invece, non avendolo letto tutto, devo assolutamente, come dire, farlo, devi e poi farlo. Ti, e poi ti e telefono. Poi mi devi dire che cosa ne pensi, assolutamente. E poi ti telefono. Castelvecchi, carino, la bella, la copertina. No, così è molto carino. Ho una foto di quando ero piccola, esattamente così, davanti al mare di Francavilla, al mare, e hanno trovato una foto per la copertina identica a una che avevo in bianco e nero. Bello, manco l'avessero saputo. Allora, i segni del destino. Certo. Allora, ascoltiamo volentieri un altro brano da questo album. Ringraziamo anche Giovanna per essere stata con noi e noi ci salutiamo da qualche istante. Allora guarda, canto proprio questa è una canzone un po' leggera, ecco, è la storia di questa protagonista del libro, Apollonia, questa bimba che ha le visioni e che sviluppa questa possibilità che in fondo abbiamo tutti. Stanotte leggo a una corda la luna e me la porto dietro dove non arriva la luce. Mi piace l'idea, mi piace l'idea che dal buio profondo prenda forma la vita. Stanotte sciolgo invisibili fili per liberare farfalle da prigioni di seta. Mi piace l'idea, mi piace l'idea che voleranno nel mondo a portare bellezza. Io vedo cose che gli altri non vedono solo perché non sanno più togliere il velo. Io so le cose che gli altri non sanno perché alla verità preferiscono l'inganno. Averti qui e grazie a voi per averci seguito. Grazie.